Dal Vangelo di Giovanni. Gli scribi e i farisei condussero a Gesù una donna sorpresa in adulterio. Gesù si chinò e si mise a scrivere col dito per terra. Tuttavia, poiché insistevano nell'interrogarlo, si alzò e disse loro: «Chi di voi è senza peccato, getti per primo la pietra contro di lei». Quelli, udito ciò, se ne andarono uno per uno, cominciando dai più anziani. E Gesù disse: «Neanch'io ti condanno. Va, ed ora in poi non peccare più». Puntare il dito, formulare sentenze, preparare il terreno alle condanne sono alcuni degli aspetti che conosciamo molto bene, che fanno parte delle relazioni della nostra vita. Poi per noi è sempre facile dire: nessuno è perfetto. Sì, certo, nessuno è perfetto, ma quando giudichiamo, e lo facciamo però con molta perfezione e anche con devota attenzione di linguaggio. Offendere, denigrare, in fondo sono sullo stesso piano anche del rimanere indifferenti, superficiali, del non curarci degli altri, quindi del non formulare neppure un giudizio, perché non dire nulla è anche un sinonimo del dire troppo. A volte questo ci appartiene. Ecco che nell'episodio in cui questi uomini portano, secondo la legge di Mosè, davanti a Gesù una donna colta in adulterio, attendere il giudizio dell'uomo, del maestro, del rabbi e il giudizio del figlio di Dio. Cosa dirà l'uomo e cosa dirà Dio? E nell'incontro tra Gesù e la donna peccatrice, i saggi vogliono provocarlo. Gesù risponde semplicemente: con questa alternanza del movimento, del guardare a terra e dello scrivere prima e alla fine. Chi di voi è senza peccato, getti per primo la pietra contro di lei. Ecco, in queste parole in fondo si cela sia un'affermazione che una domanda. L'affermazione è: non hai peccato. La domanda è: credi di non avere peccato? Ecco, quando l'uomo ha la pretesa di mettersi di fronte a Dio, accusando l'altro, la stessa parola di Dio è capace di svelare il peccato che si cela nell'interiorità di quell'uomo e di quella donna che stanno accusando. E se ne andarono uno per uno, cominciando dai più anziani. Nel mondo segreto che ci appartiene e che ciascuno di noi conosce, lì si cela e nascondiamo quello che di fatto ci appartiene. Eppure fino a lì, fino dentro a lì, il Signore ci conduce con la sua parola e con la sua grazia, fino a porci quella domanda: nessuno ti ha condannato? Certamente hai sbagliato, ma tu cosa puoi dire di te stesso? Ed ecco il giudizio. Non si attende solo un giudizio dall'esterno, serve anche un giudizio dall'interno. Così è Dio Padre e Gesù ce lo mostra. Prima di liberare la donna in un modo così definitivo, neppure io ti condanno, Gesù scrive prima, scrive dopo. È il dito di Dio, è il dito dello Spirito che incide non più sulla pietra antica della legge di Mosè, ma incide nel cuore e della misericordia. E in questo momento il silenzio della donna e poi la sua parola: nessuno, Signore, mi ha condannata. Allora va, non farlo più. Gesù non perdona passandoci sopra, perdona amando e chiede anche l'impegno di non commettere più quello stesso errore. Bisogna vivere da alzati, da rialzati, da uomini e donne rinnovati. Questa è la resurrezione di Cristo. Agostino, commentando questo bellissimo incontro tra Gesù e la donna, dice: si interessavano dell'adultera e intanto perdevano di vista se stessi, e rimasero soltanto loro due, la miseria e la misericordia. Quella donna era dunque rimasta sola perché tutti se ne erano andati. Allora Gesù levò gli occhi verso di lei. Abbiamo sentito la voce della giustizia, sentiamo ora la voce della mansuetudine. Neppure io ti condanno. Va, ed ora in poi non peccare in più. Il Signore condanna il peccato, ma non l'uomo. Buon cammino di Quaresima a tutti.